L'acido ialuronico e le tecniche infiltrative articolari. Ne parliamo in studio con il professor Italo Capparucci, specialista in ortopedia presso l'Università di Urbino. Benvenuti gentili telespettatori e telespettatrici a questo nuovo appuntamento della salute, la trasmissione appunto di medicina di Rete 7 che si occupa di prevenzione e di tutta una serie di informazioni utili per mantenere la nostra salute. È tornato a trovarci un amico, il professor Italo Capparucci, che è specialista in ortopedia e lavora al Dipartimento Biomolecolare dell'Università di Urbino. Grazie Italo per essere tornato Grazie a qui voi, con noi a grazie a voi. parlarci. Oggi parleremo di tecniche infiltrative. Se nella puntata precedente abbiamo imparato a conoscere l'acido ialuronico, le sue differenze tra la bioinduzione e la biosupplementazione, la viscosupplementazione, oggi attraverso un video che lui ha realizzato molto dettagliato e di grande utilità per tutti quei medici che volessero avvicinarsi alle tecniche infiltrative, vedremo appunto tre grandi articolazioni: l'infiltrazione del ginocchio, della spalla e da ultimo la più nobile, quella dell'anca, di cui tu sei un grande specialista. Allora io direi alla regia senz'altro di far partire le immagini e tu ci racconti che cosa si vede in questi video e come si fa ad infiltrare un ginocchio e queste sono le varie articolazioni. A te la parola, grazie Italo. Grazie a voi. Riferendosi a quello che abbiamo detto e a quello che è risaputo per quanto riguarda le caratteristiche dell'acido ialuronico da infiltrare, dobbiamo tenere presente che la tecnica infiltrativa ovviamente ha un'importanza notevolissima dal punto di vista della terapia in senso stretto, perché non è solo un problema di depositare nel posto giusto e nell'articolazione in un certo modo l'acido ialuronico, ma soprattutto significa poterlo distribuire in un modo adeguato. Le grandi articolazioni come quelle di cui parliamo oggi, quindi il ginocchio, l'anca, la spalla, sono articolazioni molto tolleranti da questo punto di vista qui, specialmente un acido ialuronico come quelli che abbiamo detto nella puntata precedente, cioè a basso peso molecolare, quindi molto fluido, come è lineare, un peso molecolare unico, diffonde con estrema facilità, quindi anche dal punto di vista della capacità tecnica del singolo medico, non bisogna avere la remora e la paura di pungere perché si possono usare calibri molto piccoli di ago innanzitutto, quindi è pressoché indolore per il paziente, usando vie sicure anatomiche, che sono quelle che noi ci siamo permessi di suggerire con questo filmato. Vedete un'artrogenesi, cioè una rimozione del liquido patologico nell'articolazione del ginocchio, molto frequente. E questo perché se presente è meglio prima evacuare questo. Assolutamente sì, perché il liquido che si forma va interpretato ovviamente come un sintomo, non come la malattia. Quindi E il quindi tu liquido con lo stesso ago, dopo aver fatto l'artrocentesi, inietti. inietti l'acido ialuronico. Questa tecnica prevede l'ingresso di vari punti nell'articolazione del ginocchio. Questa è quella superiore alla Sì. rotula esterna, che è quella che si usa di più anche perché è pressoché atraumatica, anche poco dolorosa, ma soprattutto permette una artrogenesi, cioè un'aspirazione completa del liquido patologico che si è formato nel ginocchio. E il liquido non va rimosso unicamente perché iniettare l'acido ialuronico nel liquido significa diluire le capacità terapeutiche dell'acido ialuronico e quindi ottenere un risultato scarso. Questo è un video dimostrativo, vedete i punti di riferimento. TI sta per tibia, TE sta per tendine, R sta per rotula e F sta per femore. Quello spazio che viene delimitato, che è facilmente intuibile Esatto. anche, è il punto preciso, ideale, perché immediatamente sotto la pelle c'è l'articolazione. Non si bucano strutture nobili, non si fanno danni. Ecco, anche questo rassicurare perché molti hanno magari il terrore. Assolutamente, Ecco, questa assolutamente. invece è un'altra tecnica, Questa qui è l'orientamento preciso l'orientamento dell'ago, ecco. dell'ingresso dell'ago. E la preparazione della siringa, che insomma, vabbè, dal punto di vista Tutto avviene in sterilità, immagino, avviene, ecco. ecco, in quanto sterile con una certa accuratezza. L'infiltrazione dell'articolazione è un piccolo intervento chirurgico. Questo Ecco. va chiarito da parte di qualsiasi operatore sanitario, di qualsiasi medico si dedichi a questo. È come portare per quei 3 minuti in sala operatoria il paziente. Quindi gli stessi criteri di sterilità, gli stessi criteri di prudenza
anche anamnestica, quindi una delle pochissime controindicazioni che ha l'acido ialuronico è quello della ipersensibilità dimostrata al paziente, e soprattutto la grande stasi linfatica. Quindi noi sconsigliamo vivamente di usare acido ialuronico in persone che abbiano grossi accumuli di linfa nelle gambe, negli arti inferiori, quindi che siano affetti di quella che una volta chiamavamo elefantiasi. Elefantiasi, sì, il linfedema, appunto. Ecco che vediamo questa anche che è entrato via morbido. L'iniezione, esatto, se fatta con progressione, con molta lentezza, non è assolutamente dolorosa. L'iniezione viene fatta piuttosto lentamente, anche se la resistenza all'ago è piuttosto bassa con quel tipo di acido ialuronico. Il cross-linkato, cioè l'acido ialuronico più denso, quello che deve durare più tempo, che fa parte della seconda momento di terapia, nuovamente fa una resistenza maggiore, c'è bisogno di usare anche aghi di calibri un pochino superiori. Questa è la stessa cosa che avete visto prima, però dal lato interno del ginocchio. Quindi parte interna del ginocchio. Esatto, via un pochino meno pratica per il neofita, da usare solo quando la parte esterna non è agibile per motivi contingenti. Certo. Stessa inclinazione dell'ago, il ginocchio va tenuto flesso a 90 gradi. Subito dopo l'infiltrazione bisogna stimolare a muovere, perché questo è molto importante, perché permette una distribuzione la più uniforme possibile in cavità articolare. Quindi non bloccarlo con un bendaggio, ma casomai favorire una piccola camminata, qualcosa? Assolutamente sì. L'applicazione di ghiaccio o no è a discrezione del paziente, non fa cambiare niente. Bisogna tenere presente che la tecnica iniettiva deve tenere presente anche un fatto, che è una cosa che noi richiamiamo in continuazione nei corsi che facciamo per i medici, e cioè una lentezza iniettiva che è molto importante. Non si spara, perché la turbolenza del prodotto iniettato con troppa violenza dentro l'ago ne provoca il surriscaldamento e l'espansione che avviene una volta caduto in cavità articolare può essere dolorosa per il paziente, non in maniera tremenda. Però sicuramente se lo può dare un piccolo fastidio, e lo si può evitare andando molto lenti, come vedete in questo film qui. Quindi ripetiamo alcuni concetti: è un micro intervento chirurgico come tale in assoluta asetticità, perché c'è il rischio di poter veicolare dentro un'articolazione dei batteri che potrebbero, anziché giovare, danneggiare grandemente quell'articolazione. Dopo il video sulle infiltrazioni del ginocchio, che naturalmente è molto molto frequente l'infiltrazione del ginocchio, passiamo a conoscere la tecnica infiltrativa nella spalla, altra articolazione molto sollecitata che spesso ha dei problemi. Vediamolo insieme a te. Dobbiamo dire innanzitutto che la tecnica infiltrativa, che ha la sua importanza, si rifà a un'articolazione, in questo caso, che non sopporta il peso del corpo. Quindi in linea di massima è molto più semplice ottenere, e anche molto più veloce, ottenere buoni risultati sulle articolazioni che non sopportano il peso corporeo, quindi in altre parole che non siano l'anca, il ginocchio o la caviglia, perché sono meno stressate dal punto di vista biomeccanico, quindi patologie magari anche molto diffuse ma assolutamente più rispondenti alla terapia con l'acido ialuronico. Su un'articolazione come la spalla, che per l'appunto non sopporta il peso del corpo, può essere utile anche utilizzare semplicemente l'acido ialuronico lineare, senza ricorrere al cross linkato. Quindi un peso molecolare solo. Un peso molecolare unico, fatto anche con grossi intervalli, anche a distanza di mesi uno dall'altro. C'ha un ottimo effetto rielasticizzante e lubrificativo dei legamenti interni, che sono, come sapete, molto vicini ai tendini, sono soltanto strutture che stanno dentro l'articolazione, ma che hanno una struttura molto simile a quella dei tendini, e ovviamente anche alle cartilagini, quindi alle superfici di contatto. Ecco, tu vai verso l'alto. Questa è la tecnica, imbarcando un pochino l'ago dal basso verso l'alto. Sempre lentamente, come molto dicevi. Molto lentamente. Il portale posteriore nella spalla vale il portale esterno nel ginocchio, cioè una zona di sicurezza, perché immediatamente sotto la pelle c'è l'articolazione. Quindi è molto poco probabile che si possano danneggiare. Potrebbe capitare durante l'infiltrazione articolare di spalle, di ginocchio, come di tutto, di pungere anche dei tendini, dei muscoli? Sì, sì. Succede qualche cosa in questo caso? No, non succede assolutamente niente, anzi, come avremo modo di dire, spero, esiste una classe di acidi ialuronici recenti dedicati ai tendini. Ah, ecco. Quindi da questo punto di vista qui addirittura si fa terapia completa, pungere un tendine. Nessuna paura. Nessuna, assolutamente.
Assolutamente. Tra l'altro bisogna ricordare, come tu hai già detto, che stiamo parlando di una sostanza che normalmente è presente nel corpo umano, cioè non è che stiamo iniettando un farmaco esterno. Ecco. Assolutamente, l'acido ialuronico ha una valenza fisiologica, perché è un liquido che noi produciamo con il corpo man mano che ci invecchiamo sempre di meno per qualità e quantità. La sua carenza patologica, genetica, eredofamiliare è alla base di malattie gravissime come la progeria. I bambini che a 11 anni sembrano dei vecchietti e che muoiono purtroppo per loro molto presto, perché è veramente il siero della giovinezza che ci fabbrichiamo da soli. Quindi il movimento, abbiamo imparato, che stimola alla produzione e quindi e mantiene questa elasticità articolare. Assolutamente. Dopo la spalla andiamo adesso a vedere, come dicevo prima, la più nobile e anche forse la tecnica infiltrativa che spaventa di più, che anche per infiltratori esperti molti non si fidano di infiltrare, è la tecnica dell'anca. So che tu ci hai messo anche delle immagini di infiltrazione non ecoguidata, ma credo di poter dire senza ombra di dubbio che tu raccomandi caldamente l'infiltrazione ecoguidata dell'anca. Assolutamente, assolutamente. Vediamo pure le immagini allora. Nella propedeutica di didattica per quanto riguarda il trattamento della infiltrazione dell'anca esiste un sistema che, sebbene ottemperato, permette al medico di fare un'infiltrazione nella massima sicurezza e con ottimi risultati. Ecco. Una valutazione ecografica come quella che vedete è fondamentale, ecco, per individuare lo spazio. Questo è il riferimento tecnico che facciamo e questo è quello che si vede di fatto in diretta mentre noi stiamo... Quella linea curva è la testa del femore. La linea curva è la testa del femore, okay. La macchia bianca è lo spazio articolare, questo è un piccolo studio accessorio che non è assolutamente indispensabile. Per non pungere un vaso. Per non pungere un vaso. E poi voi vedrete nella parte alta a sinistra del video proprio letteralmente entrare l'ago. Questa è la parte finale della preparazione, quella linea che vedete là corre dalla spina iliacantero, ecco, superiore al centro della rotula. Questo è l'individuazione del gran trocantere. Al gran trocantere. La zona di sporgenza, cioè delle... Ecco, unisci le due linee. Esatto. Nell'angolo che si delinea, più esterno e più basso, ecco, si può pungere e iniettare sotto controllo ecografico nella massima sicurezza. Ah, ecco. Perché il sistema vascolare passa molto più mediale, cioè molto più interno verso l'inguine. Però possiamo dire che, nonostante questo repere anatomico che si può fare facilmente con un pennarello e una riga, è sempre comunque raccomandata la guida ecografica. Assolutamente, assolutamente, sì. Anche perché la guida ecografica ti permette di arrivare nel punto preciso del destro del femore dove vuoi arrivare tu, ti permette soprattutto di individuare uno spazio che sia il più anatomico possibile, quindi che permetta la diffusione maggiore, tenendo presente che nell'anca irrazionale implica l'utilizzo inevitabile solo del cross linkato, cioè di un acido ialuronico formato da più acidi ialuronici legati fra di loro chimicamente e quindi piuttosto nella sua omogeneità abbastanza denso. E ti capita di trovare resistenze a volte quando vai giù? Notevoli. Che aghi usi per questo tipo di infiltrazione? Noi usiamo aghi che come calibro, come gocce non possono essere inferiori al 19-20. Altrimenti si rischia, ecco, adesso vedrete l'ago che in alto, eccolo lì. In alto, sì. A sinistra l'ago che è entrato, quella è la testa del femore, quella zona rotonda bianca. Questo controllo è estremamente semplice una volta che uno ha acquisito la tecnica ecografica e permette una sicurezza assoluta. Ecco. Perché sei sicuro di aver depositato dove dovevi, fermo restando che l'iniezione accidentale extraarticolare di acido ialuronico, sia cross linkato che non, cioè sia pesante che leggero, non implica nessun tipo di rischio. Stai solo lubrificando, insomma. Stai sostanzialmente fai una lubrificazione accidentale di una capsula o di un legamento che magari non era il tuo obiettivo principale, però non implica nessun tipo di rischio. Quindi non usi aghi particolarmente lunghi da 9 cm? No, a meno che non si tratti di pareti o muscolari o lipoidi particolarmente spessi, cioè pazienti particolarmente pesanti. Ma non capita praticamente mai. Quello che si vedrà tra poco invece è l'iniezione a livello del gran trocantere, quindi che dicevamo prima, senza l'ecoguida. Senza l'ecoguida, però questa è una tecnica che serve soltanto per le cosiddette trocanteriti, cioè per i fenomeni infiammatori molto frequenti. Esatto.
Perché, ripeto, siccome l'acido ialuronico ha un effetto sia antinfiammatorio che rielasticizzativo, questa è una tendinitizzazionale, non è una patologia dell'articolazione, ma una patologia dei muscoli che si attaccano in quel punto del femore. Quindi iniettare nel sottocute, nel pallino rosso, quindi nel grande cantere, mentre l'articolazione, come vedete, è molto più interna. Questa è un'infiltrazione che è sostanzialmente un'infiltrazione tendinea, se vogliamo, più che articolare. Ecco, poi vedremo nella prossima invece trasmissione, ci racconterai una frontiera molto interessante, molto nuova, verso il quale sta andando la cellula. Allora, alcune domande che insomma sostengono che grazie a un programma serio di infiltrazioni con acido ialuronico, eventualmente associato a stili di vita corretti, dimagramento, un minimo di regolare attività fisica, si può procrastinare l'impianto di una protesi articolare. Chi meglio di te, che sei un ortopedico, chissà quante protesi hai già messo, voglio dire. Forse troppe. Magari troppe. Adesso si rallenta un po', anche costi ben diversi, un ciclo di acido ialuronico da mettere una protesi. Assolutamente, ma soprattutto perché l'acido ialuronico è una metodica, oltre che a basso costo sociale, a basso costo individuale, molto meno invasiva ovviamente, ma soprattutto che se viene interpretata bene, quindi introdotta nel sistema vita del paziente, in un momento in cui lui sta in una condizione in cui si può parlare ancora di prevenzione oltre che di terapia, significa, insieme ad altre metodiche che sono comunque più invasive, ottenere il risultato di protesizzare il più tardi possibile. Tu lo sai e ci sai dire, oggi le nuove protesi d'anca o le nuove protesi di ginocchio, che vita hanno mediamente? Diciamo che c'è una realtà geografica ovviamente molto disparata da questo punto di vista qui, perché io vengo da una regione dove i nostri anziani protesizzati anche a più articolazioni sono molto attivi ancora, cioè vivono la campagna, vivono le attività che sicuramente non sono parallelabili a quelle di un coetaneo che vive a Milano o qui nella bellissima Torino, perché esce a comprare il giornale e ha sicuramente molti meno stimoli biomeccanici. Certo. Ecco. Però in linea di massima, in questo momento qui, la letteratura internazionale individua nell'anca una durata media di 16 anni e 8 mesi, ecco, che non è un tempo enorme, perché se noi pensiamo che molte persone vengono protesizzate per necessità o perlomeno per indicazione sulla quale si potrebbe discutere, anche sotto i 70 anni, succede tassativamente che queste persone arrivano ai loro 80 anni, quindi un'età molto rischiosa dal punto di vista chirurgico, certo, non a protesizzarsi ma a riprotesizzarsi, che è un intervento molto più complesso, molto più impegnativo e molto più a rischio. Ecco. Quindi se noi riuscissimo, concordando una strategia, che può essere anche quella dell'acido ialuronico di cui parliamo, a spingere più in là possibile la protesizzazione dell'anca o di qualsiasi altra articolazione, pur mantenendo una qualità di vita soddisfacente, certo, significherebbe protesizzare una volta solo in vita nostra quel paziente, il che riduce i costi, riduce i rischi, pur rispettando una qualità di vita che questo deve essere. Maggior ragione sul ginocchio, che ha una durata forse ancora inferiore. Tenendo presente anche il fatto che il ginocchio dura ancora di meno dal punto di vista della protesica, e soprattutto che le statistiche internazionali ci dicono che anche nei paesi avanzati, compresi noi, in questo momento si registra purtroppo un 19-21% di protesizzati del ginocchio che hanno dolore e non si capisce perché. Perché radiograficamente e clinicamente la protesi è perfetta, però la malattia ha dolore. Ha dolore, sì. 21% significa un paziente ogni 5. Diciamo non che è una cosa da poco. Ha un senso, purtroppo questa trasmissione va in onda in un periodo di pandemia nel nostro paese. Non vi stupiate, signori telespettatori, ma sia io che il professor Caparucci siamo vaccinati, quindi se non altro non ci possiamo contagiare, anche se sappiamo che i vaccinati possono veicolare la malattia pur non contraendola. Però il tempo del Covid ha fatto fare tante riflessioni, e siccome molti ospedali sono stati dedicati, reparti ospedalieri sono stati trasformati in reparti Covid,
Molti interventi di protesi sono stati rinviati. Assolutamente. Per mancanza di personale anestesisti, di chirurghi e via dicendo. Però mi pare di poter dire che ci sia stato un sano incremento delle infiltrazioni articolari che, se non altro, hanno permesso a queste pazienti di avere una certa qualità di vita. Assolutamente. Tenendo presente anche il fatto che l'acido ialuronico come tale è compatibile nella strategia terapeutica di un paziente, che ovviamente va personalizzata. Certo. È compatibile con una serie di altri presidi, sia locali, sia per via generale, e quindi può far parte di un pacchetto terapeutico che può incrementare di molto la durata anche qualitativa di una vita, che sia di soddisfazione, ripeto, del paziente, ma che in ogni modo strategicamente permette di allontanarsi il più possibile da un'età ibrida ed estremamente ricca di dubbi sulle indicazioni, come quella dei 60-70 anni. Sì, esatto. Perché quello che nessuno ci dice, ma che però noi verifichiamo, è che di fatto l'età, l'indicazione e quindi la protesizzazione come età media si è abbassata moltissimo negli ultimi 10 anni. Sì, infatti. E naturalmente anche lo sport agonistico spinto ai massimi non livelli ha una certa forma di usura anticipata, qui possiamo trovarci. E a questo proposito mi permetto di fare un piccolo inciso. Noi abbiamo studiato a lungo il metabolismo della lubricina. La lubricina è una proteina di superficie che, contrariamente a quello che succede invece per altri addendi biologici delle nostre articolazioni, ha delle grandi variabilità da razza a razza. Ah. E soprattutto è una proteina non riproducibile dal punto di vista biologico-chimico, quindi è una proteina che quando va persa è andata persa per sempre. È un lubrificatore, ma soprattutto della superficie cartilaginea, ma soprattutto è uno shock absorber. E funziona con un meccanismo di scorrimento che deve essere il più omogeneo possibile. L'acido ialuronico protegge la lubricina. Lubricina è una scoperta di alcuni anni fa, mentre l'acido ialuronico lo conosciamo dal 1900. Ma la puoi dosare, la puoi quantificare? La possiamo quantificare, la possiamo quantizzare anche in termini qualitativi, ci sono dei test specifici. E si è verificato, non solo nei lavori nostri, ma nei lavori soprattutto dei gruppi giapponesi, della Takeda e di altri, che l'acido ialuronico lineare protegge la lubricina. Ah, è in grado, più del cross linkato, è capace di inibire le interleuchine specifiche, che sono sostanze tossiche che si verificano, che si incrementano nel nostro corpo quando abbiamo processi degenerativi articolari in corso. E quindi è un motivo in più, perché questo grosso protettore, come shock assorbe delle cartilagini, una volta perduto è perduto per sempre. E noi come razza caucasica, cioè come razza bianca, siamo tra i meno dotati di lubricina in assoluto. Invece la razza gialla ce n'ha una quantità rilevante, la razza nera ancora di più. Quindi questo spiega anche l'incidenza maggiore o minore di certe patologie articolari. Di certe patologie articolari che sono nella razza caucasica sicuramente molto più frequenti. Ecco, perché l'artrosi, l'abbiamo detto, insomma, per riassumere in un termine compreso da tutti, è indubbiamente un grosso problema, una grossa patologia altamente invalidante. Ha impatto sociale notevole, ha impatto di costi notevolissimi, però ecco, diciamo che l'acido ialuronico, così come ce lo vediamo proporre da più centri come i nostri, è una sostanza che può aiutare a rispondere in un modo nuovo alle esigenze patologiche del paziente. E la medicina di adesso, io credo che sia opportuno che il paziente chieda non maligno o benigno, ma guaribile o non guaribile. Molto bene. Allora, termina anche questa puntata di La Salute in compagnia del professor Italo Caparucci, che ringrazio per aver accettato nuovamente il nostro invito. Abbiamo quindi imparato a conoscere queste tecniche infiltrative articolari, appunto con l'acido ialuronico. Io vi ricordo il nostro appuntamento del venerdì alle ore 20 sul canale 12 di Rete 7 e a tutti i gentili telespettatori un arrivederci alla prossima trasmissione e un grazie ancora al professor Caparucci. Grazie a voi.